Ma che bello, ragazzi! Che bello iniziare a respirare aria di mondiale, no? Atmosfera di Qatar. Di Qatar, appunto. Noi non ci andiamo in Qatar, perciò non illudetevi, questa è un'amichevole, ragazzi. Facciamoci due risate perché se penso ancora al fatto che non andiamo ai mondiali, la cosa mi irrita in maniera particolare, proprio mi dà molto fastidio la cosa, ragazzi. Il fatto che l'Italia non partecipi al mondiale ancora mi infastidisce molto. Mi ero promesso di non guardare le amichevoli perché sapevo che comunque avrebbero fatto delle amichevoli pre-mondiale per tirare in mezzo un po' la gente. Sinceramente mi ero promesso di non guardarle, ma poi dopo quando ci sono partite io che sono malato di calcio le devo guardare tutte quante e ahimè stasera l'ho guardata e la cosa mi ha turbato abbastanza, no? Perché insomma vinci una partita contro l'Albania che comunque non sarà il Brasile, però è sempre una squadra confronto con chi ci ha eliminato bella tosta, no? E tu hai comunque fatto girare degli esordienti, dei ragazzi giovani e l'hai portata a casa lo stesso. Pur soffrendo un pizzico, ma l'hai portata a casa lo stesso. Coi titolari, con una squadra che è molto meno dell'Albania, sei riuscito a perdere. La cosa ancora oggi mi irrita molto. Detto questo, non torniamoci sopra, se no ci ammaliamo ancora di più, ci facciamo malasangue, come dicono dalle nostre parti, e dai, dai, chiacchieriamo, facciamoci sta chiacchierata di 7-8 minuti, analizziamo un po' la partita, che comunque è stata piacevole, perciò ragazzi vi invito subito a mettere un bel like al video e ad iscrivervi al canale, ragazzi mi raccomando, iscrivetevi al canale che è gratuito, ve lo dico sempre, e attivate la campanella così rimanete aggiornati e vivi su ogni qualvolta io pubblico un video, ragazzi. Albania-Italia, 3-1 per l'Italia, insomma partita tosta, partita vera, lo dimostra il fatto che Tonali è uscito fuori dal campo in barella perché si è infortunato, speriamo nulla di grave, però anche quella è una cosa che ancora ti irrita, no? Dice è un'amichevole, insomma, ma si doveva fare per forza un'amichevole 3 giorni dopo che era finito una serie di partite, tanto non dobbiamo andare ai mondiali, ce l'abbiamo il tempo, sia noi che l'Albania, potevamo farla un pizzico più in là, cioè proprio 3 giorni dopo. Adesso Tonali non è che ha avuto un problema muscolare, ha fatto una brutta caduta, però insomma, magari a volte entrare anche in quella maniera lì, forse perché non sei lucido, sei stanco, stai tirando la carretta, hai fatto un'entrata che magari forse si poteva evitare. Il giocatore, poi vabbè, è un incidente, ragazzi. Adesso uno si innervosisce anche perché dice ti è capitato, e allora, però effettivamente questo è stato un incidente. Io l'avrei aspettato qualche giorno in più per fare questa amichevole, perché poi comunque amichevole, amichevoli, però sti cazzi, perché quando giochi con l'Albania. Per noi è un'amichevole, per loro non lo è mai, perché loro ci mettono sempre tanta cazzimma. Oltretutto, ragazzi, ho visto che nell'Albania non mi ero reso conto. E cavolo, ci sono un sacco di giocatori che giocano in Italia. Perciò, Berisha, Kumbulla, Ismaili, Isai, Aslani, Bairami, cioè, insomma, ce ne sono di giocatori che conoscono il nostro calcio, che giocano nel campionato di Serie A. E ragazzi, giocare nel campionato di Serie A non è una cosa semplice. Perciò l'Albania è una nazionale di tutto rispetto. Se io la paragono alla Macedonia, insomma, c'è poco da paragonare. L'Albania è nettamente superiore con i giocatori che ha. Giocatori che giocano in campionati veri, in Serie A. Non, la Macedonia chi c'ha? Io adesso, con tutto rispetto alla Macedonia, chi c'ha? Eppure siamo riusciti a perdere in casa addirittura. Va bene, non pensiamo. Andiamo avanti con l'analisi di questa partita che è stata una partita piacevole, vera, maschia, appunto lo dimostra l'infortunio di Tonali, ma Verratti che ha in più di una circostanza si è beccato con uno dell'Albania. Insomma, una partita vera. L'Albania prende addirittura due pali, noi pigliamo due traverse l'Albania, una traversa noi, finisce 3-1, passa in vantaggio l'Albania, va bene, noi rispondiamo subito. E insomma, ho visto delle cose abbastanza buone, no? Però io vedo che, secondo me, devo essere sincero, non, io continuare a vedere Bonucci in difesa non mi fa impazzire, ma non perché io abbia qualcosa contro Bonucci. Perché se tu vuoi rifondare, rifonda, oramai hai tutto il tempo di sto mondo. Da qua ai prossimi 4 anni, se tu metti lì un altro e gli dai la fascia capitano un altro, diventa un capitano vero e proprio. Bonucci, ma noi possiamo ancora campare su Bonucci, ma Bonucci possiamo pensare che sarà il prossimo capitano della nazionale? No, giusto? Perché per l'età che c'ha, tra 4 anni non credo che Bonucci sia ancora in nazionale. E allora perché continuare a tenerlo?
far rimanere Bonucci perché cosa da trasmette, cosa trasmette Bonucci alla nazionale? Oramai ultimamente è goffo e goffo non riesce neanche ad entrare, fa solo fa, cioè entra sempre scoordinato perché è sempre in ritardo. Insomma, Bonucci, devo essere sincero, io non lo metterei in questa nazionale. Se devo costruire una nazionale nuova, devo provare altri giocatori, devo far giocare altri giocatori, devo dare la fascia da capitano a qualcun altro e cercare di dare la possibilità a qualcun altro di diventare capitano di questa squadra, ma può essere Barella, come può essere, insomma, ce n'è di giocatori che saranno il futuro della nazionale. Sicuramente non sono Bonucci, io da lì partirei. Il resto, bene o male, insomma, giocatori sono questi. C'è questo Grifo che sinceramente non avevo mai visto, aveva già giocato, visto, aveva già esordito in nazionale Grifo, facendo due gol anche allora, due gol anche oggi, un attraverso. Partitone di Grifo. Grifo è come Baggio di un'ora. Quando vede la maglia azzurra fa gol e fa grandi partite. Questo Grifo aveva esordito prima che l'Italia, prima dell'eliminazione dell'Italia dalle qualificazioni mondiali, no? Giusto? Perché poi dopo non è più stato convocato e adesso ritorna a essere convocato Grifo? Io non riesco a capire il nesso. È un giocatore di 29 anni, grande perciò, non è un giovane che lo hai chiamato poi dopo. È un giocatore di 29 anni, perciò se tu l'avevi già chiamato vuol dire che qualcosa ci avevi visto in lui. Se poi non l'hai più chiamato, magari non ci hai più visto nulla. Adesso lo richiami, ma nel frattempo cos'è successo? Cioè, non riesco a capire, l'hai chiamato perché c'era bisogno di fare numero, Grifo, o perché ci credi in questo giocatore? Questo che non capisco di Mancini. A volte vedo delle scelte di Mancini, perché poi dopo dovrò sentirmi qualcuno che dice, ma sono amichevoli, e allora l'amichevole fagli fa. Ho capito, è vero che deve fare delle prove, ma devono essere delle prove sensate. Cioè, Grifo, se tu me lo chiami 3 anni fa, e poi non me lo chiami più, capisco che tu lo hai bocciato e ci può stare una tua scelta. Se me lo richiami, che ne so, c'ha 30 anni Grifo. Nel frattempo non mi sembra che sia diventato Pelé. Io non lo conoscevo e gioca in Germania, ma io non lo conoscevo, ragazzi. Boh, non lo so, anche questa cosa. A me, devo essere sincero, non mi dispiace, non ha giocato male. Cioè, se questo è Grifo, ben venga, un posto in nazionale ci può anche essere. Ma perché non è stato chiamato prima? Non, io su Mancini devo essere sincero, non mi fa impazzire, non mi fa impazzire, io non sono uno di quelli la riconoscenza, perché noi proprio per quella riconoscenza non partecipavamo al mondiale per la seconda volta, per la seconda volta è stata data, fatta riconoscenza a dei giocatori che non ti hanno portato al mondiale, e 4 anni fa e questa volta. E sinceramente avere riconoscenza per un allenatore che solo perché ti ha fatto vincere l'Europeo, grazie. Ci hai fatto vincere l'Europeo, ma si poteva anche cambiare. Questo è il mio pensiero, perché mi sembra di vederlo lì non con tanta voglia, entusiasmo. Ecco, vero che ce n'è poco di entusiasmo, perché quando non partecipi a mondiali c'è poco da essere entusiasti. Però, insomma, lui che è l'allenatore e che ha portato alla disfatta dovrebbe almeno crederci un po' di più lui in questa nazionale. Invece vedo troppi giri di giocatori, di cose, boh, non lo so, non riesco a essere. Non mi piace la cosa. Va bene, abbiamo fatto due chiacchiere, ragazzi. Magari ho farfugliato qualcosa, non lo so. Vedete voi, fatemelo sapere nei commenti. Vi abbraccio di cuore, ci vediamo domani, ragazzi. Buonanotte a tutti e mi raccomando, come dico sempre io, ciao.